Ecco il video ormai estivo, ormai di fine estate, un'estate in cui è piovuto sempre, infatti sono dentro anche oggi. Dovrebbe essere light, bello fresco su roba nuova, invece è roba su trita e su roba trita e ritrita. Ho aspettato qualche giorno per fare un video su cose accadute e invece mi tocca fare un video perché le cose non succedono. Non si va in Sudafrica per quanto riguarda la Superbike, allora Dorna e FIM hanno inventato questa soluzione della tripla manche da fare due volte. Molto pericolosa per chi si gioca tutto, molto favorevole per chi invece insegue e magari vuole guastare tutti i piani. Tripla manche con rolling chassis è una cosa molto pericolosa, molto, molto aleatoria. Se cadi e pieghi la moto in Super Pole, ti giochi tre manche. Dorna fa bene. Non avendo possibilità a fare così, sbaglia la FIM a permetterglielo, ma la FIM dorme su ben altre cose, dorme su tutto, avalla tutti i regolamenti che le vengono proposti, vedi quello sulla Superbike 2015, che altro che non sta facendo che disincentivare Aprilia e tutte le grandi case ufficiali, perché questa cosa fa comodo. Una casa che vive di corse, che non corre in un campionato, sicuramente correrà nell'altro e questo magari dirige le risorse migliori verso la MotoGP, impoverendo la Superbike. Aprilia è però, stando così le cose, in una lose-lose situation, come si dice, con un nuovo regolamento Superbike è destinata a non vincere praticamente. In MotoGP un ingresso con questa struttura moto-motore, con questo pacchetto, lo stesso. Melandri, che è l'uomo destinato, sarebbe l'uomo destinato a questo progetto in quanto pilota troppo costoso e prestigioso per correre in altri team Superbike dove i posti magari sono tutti occupati e in un'altra situazione delle sue. È un tema grosso perché la Superbike rischia di perdere un patrimonio agonistico come Aprilia mandandola a fare da comprimaria in MotoGP, con tanto di affidamento delle moto magari a un team privato, facendole insomma fare la fine di Honda, ma nessuno se ne accorge. E nessuno se ne preoccupa, forse. Un'altra cosa assurda riguarda tutti coloro che hanno speso tempo e soldi per fare una Evo, che con l'anno prossimo c'entra poco o niente. Gli hanno detto impegnatevi nella Evo, sarete il futuro, la Superbike sarà così. Invece le carte in tavola sono state ancora cambiate e chissà quante altre volte cambieranno. Sarà un regolamento che favorisce qualcosa che non è né la Superbike attuale né la Evo attuale. Quindi soldi, sponsor, progetti biennali, tutto a monte. Rimane l'incubo per quei team di qualità che hanno investito nella Evo come Altea di capire cosa saranno l'anno prossimo, saranno favoriti, saranno sfavoriti, saranno comprimari. Rimane poi il tema Bimota. Battacche sa bene che le moto Bimota non è riuscite a farle, non è riuscita a farle, non ha ancora una risposta dalla FIM e pare nemmeno da Bimota come azienda. I due soci sono spesso negli Stati Uniti, anche per i loro impegni di lavoro, ma anche per i loro impegni con Scientology, di cui fanno parte, e non danno news, rassicurano. Da capire quale sia la potenza vera finanziaria e operativa, ma anche dal punto di vista delle intenzioni della proprietà di Bimota, anche se qualcuno ha azzardato che magari Scientology potrebbe avere una qualche influenza sulla gestione operativa dei capitali, come spesso accade, dicono a coloro che sono impegnati in progetti finanziari ed economici con questo tipo di organizzazione. Io mi fiderei anche, ma sarebbe anche il momento di poter vedere qualcosa riguardo alle rassicurazioni, tipo le moto, i motori e questa famosa lettera di credito che nessuno, pare nemmeno BMW, avrebbe visto. In teoria dovrebbe essere scontata la non partecipazione di Alstar a partire da Jerez, perché la risposta dovrebbe arrivare a giorni da parte di FIM, ma le verifiche dovrebbero essere già state fatte. Battà dovrebbe aver chiesto alla FIM cosa fare e anche Dorna, e la FIM non risponde, quindi Dorna aspetta una decisione FIM. FIM, la Federazione Motociclistica Internazionale, è nota per non essere molto reattiva in situazioni come queste, in realtà neanche in altre. Pare che di moto ne siano state fatte poco più di una ventina, quindi numero molto lontano dalle moto richieste. Motori completi pochi, moto complete ancora meno. Dalle mie informazioni in Germania risulta che i motori completati, comprati e consegnati sono pochissimi e la lettera di credito non l'avrebbe vista nessuno.
Poi, a parte consegnare i motori, bisogna completare le motociclette. E per completare le moto servono anche altre cose, la centralina in accensione, le forcelle, il montaggio, e non basta mostrare una lunga serie di telai pronti per dire di avere le motociclette. Per fare i telai non ci vuole molto, per assemblare le moto ci vuole un po' di più, soprattutto i soldi, la manodopera, il tempo. La BB3 è una moto rarissima, ne sono state vendute e consegnate forse una decina, non di più, quindi chi è in possesso di una BB3 se la può tenere stretta. Ma è diversa da quella che dovrebbe essere la moto di serie circolabile, circolante. Nessuno è riuscito a vederla. In Belgio, secondo i miei conteggi, dovrebbero esserci 6-7 moto, 4, 5, 6, 7 moto massimo complete, fra superbike, gli impegni BSB, eccetera, ma complete per correre, non per la serie. I conti sono, non tornano, sono diversi. Ora, se conosco la metà di quello che penso, Battà e il Team Star, è pronta, è prossima una resa dei conti fra il team e Bimota, un faccia a faccia, chiarificatore. Bisogna capire, spiegare perché non ci sono le moto, se non ci sono. Se ci sono, bisogna farle vedere, dov'è la lettera di credito, dove sono i motori, quante moto sono pronte, quante sono state fatte, come mai un team, che ha un contratto di una certa durata è costretto a smettere di correre se non arrivano altre news diverse, pur dovendo pagare iscrizione, logistica, personale, impegno. Piloti fino a novembre, sponsor con tanto di garanzie per questi ultimi, insomma, una resa dei conti inteso come poco conti economici, finanziari, per eventuali danni per un contratto non onorato, se questo c'è, e anche per liberare eventualmente la squadra, una squadra come Alstar che di professione corre, da questo impegno e organizzare così il 2015. Immagino che ci debba essere una riunione molto presto, probabilmente lunedì, ma questa riunione può avvenire solo a seguito di una risposta ufficiale di FIM e di Dorna che spieghino se il team può continuare o no con il progetto attuale. Ci vuole poi, in caso di accettazione da parte di FIM, per evitare che il team belga si presenti come abusivo, come fuorilegge, anche che le altre parti in causa, ossia le altre squadre, accettino la partecipazione, magari con delle soluzioni alternative che non disturbino, stavolta sì, chi si gioca il campionato, essendo veramente Bimota, adesso sì, in teoria fuori legge. Partire dalla pit lane, da fondo schieramento, una cosa così, insomma, serve una risposta, una scintilla da parte della FIM e di Dorna che inneschi tutta una serie di situazioni, scintilla che però non arriva. Nel frattempo il giornalismo online e offline è impegnato a prendere delle toppe e a occuparsi di cazzatine. Chi da re MotoGP, nonostante la smentita del pilota, poi lo va lo stesso a scrivere. Chi invece, pur avendo i diritti della Superbike, si occupa più che altro di MotoGP, più che altro per nostalgia. Chi si lamenta che ci sono dei terroristi che anticipano i comunicati stampa, come se il giornalismo fosse fatto solo di questi ultimi e non di un minimo di indagine, di supposizione, di ipotesi, di 2 più 2. Nel frattempo, tutte le cose, ahimè, ipotizzate terroristicamente da quei due, tre che si occupano un po' più attivamente di cercare di scoprire le cose, si stanno avverando. Insomma, si dorme. Campionato rattoppato, Aprilia in uscita o ridimensionata, Bimota che non sa se a Erez ci sarà, e Erez alle porte. Vince la moda soprattutto, e questo è quello che interessa ultimamente gli operatori del settore, di andare tanto in televisione, in questi micro canali con 250 spettatori massimo, a vantarsi, e vince la moda delle secchiate per farsi vedere con la scusa di sostenere la lotta per la SLA. Assegni però pochi, fatti però pochi, e le auto secchiate invece che di acqua rischiano di essere di ben altro liquido, giallo come la situazione generale che si è andata configurando.